Io ho cominciato a fare sport da piccola perché comunque sono nata in una famiglia di sportivi e quindi per me era normale fare questo. Ho cominciato con vari sport perché i miei genitori mi hanno abituato a fare tanti sport, a poterne praticare tanti a livello base e dopo più avanti avrei potuto scegliere quello che mi sarebbe piaciuto di più. Ho scelto lo sci perché comunque abitando anche in montagna non potevo fare altro e quindi per me è sicuramente dato tante soddisfazioni lo sci. Non avrei mai pensato di arrivare a questo punto quando ho cominciato a sciare. Adesso sono all'inizio, diciamo, e quindi avrò ancora tanto da lavorare. Speriamo di andare avanti così. Lo sci mi occupa tutto l'anno praticamente, perché adesso bisogna sciare anche d'estate, altrimenti non ci si sta più dietro. E niente. E la mia, per me è veramente una grande passione, spero di poterla continuare quando smetterò con le gare e spero di magari in un futuro poter diventare maestro di sci o cose così, però vedremo più avanti. Sicuramente lo sport per conto mio, prima cosa di tutto è divertimento, quindi finché c'è divertimento si può praticare sport. Ovviamente uno sport di squadra aiuta di più a unirsi, lo sport singolo no, però comunque fai sempre parte di una squadra, quindi secondo me l'unione e la sportività e il divertimento sono le cose più importanti. In Italia siamo abbastanza indietro, diciamo, rispetto al resto del mondo, secondo me. Sicuramente Torino è quella un po' più avanti, perché con Torino 2006 e con un'Olimpiade in casa ha aiutato abbastanza, perché comunque in quel periodo lì se ne è parlato molto e speriamo di continuare per il 2015. Auguro a Torino di poter diventare capitale europea e quindi ci rivediamo nel 2015. Grazie.